Benvenuti a tutti, benvenuti sul canale, sono proprio io. Questa volta, nuovo su Dimmu 3Z2. Questa volta, con un nuovo episodio della rubrica Utile oppure no, come vedete, col medico. E che arma inutile, più inutile può esserci del medico se non il vaccinatore, porci. Perché quest'arma, a mio dire, è l'arma che distrae di più di qualsiasi altra il medico dal suo obiettivo primario, ovvero curare le persone. Poiché lo obbliga a fare tutt'altra cosa, ovvero tenere sotto controllo la protezione che fornisce al proprio protetto o al proprio curato. Ma per andare più nello specifico, più 67% di aumento della velocità di guadagno dell'ubercarica, si potrebbe dire che è buono, ok? Premi tasto alla ricarica per scorrere tra i vari tipi di resistenza, mentre curi qualcuno garantisce a te e al tuo paziente una resistenza costante del 10% al tipo di danno selezionato. Il problema è proprio questo, al danno selezionato. Ergo, se in una stessa situazione ti arrivano danni da esplosione, danni da proiettile, danno da fiamma, dal momento che tu puoi scegliere una sola resistenza, vuol dire che sulle altre due tipologie di danno che puoi subire, te le becchi tutte e probabilmente, per quel che mi riguarda, te le becchi pure centuplicate. Per quel che mi riguarda, perché l'ho già provato. E io ho avuto questa sensazione, ovvero che tutto il resto dei danni lo subissi centuplicato. Comunque, meno 66% di riduzione della velocità di guadagno della salute extra, quindi abbiamo un debuff della capacità del medico di curarsi da solo. Poi, velocità di guadagno dell'ubercarica è ridotta nel meno 33%, guarendo i pazienti con salute extra al massimo, quindi se tu porti un soggetto in Uber Heal massima devi scansarti da quello perché altrimenti il caricamento della Uber carica, la velocità di guadagno dell'Uber carica diminuisce del 33%. Dove prima si era parlato di un aumento della velocità di guadagno del 67%. Detto questo, finisce la descrizione ponendo questo quesito. L'Uber carica, ponendo questa questione, ovvero l'Uber carica fornisce uno scudo per 2,5 secondi a te e al tuo paziente che blocca il 75% del danno normale e il 100% del danno critico della resistenza selezionata. Potrebbe essere una buona arma, ma l'unico modo per dire se sia veramente utile oppure no, e come vi ho detto, quel che mi riguarda è una strunzata d'arma. Andrei a provarla con l'overdose e l'amputatore, sicché l'amputatore permette di guarire i propri compagni di squadra suonando, o meglio, tauntando, ponendo quindi il medico a suonare, quindi fare l'animazione in cui finge di suonare il violino con la propria sega. Quest'arma tendenzialmente utile nell'ambito delle partite medievali, quindi nella modalità The Good Keep, per farvi capire. Ma bando alle ciance, ciance alle bande, il vaccinatore, andiamo a vedere porci se è utile oppure si pronuncia molto molto dura. Ok, porci, stiamo unendo, Madonna. Che bordello. Abbiamo già un medico, quindi al massimo se non curo io, cura lui. Buono. Zio, stai per morire, sono. Ad esempio, adesso mettiamogli la resistenza al coso. Ecco, adesso. Mamma mia. Ecco, avete visto già? Io lo stavo curando, invece dovevo pensare, cazzo, devo switchare la resistenza, eccetera, quindi. Poi è indubbio il fatto che le ubercariche le carica rapidamente, perché ne ha solo a 4 cariche di continuo per la ubercarica, quindi sti gran cazzi, tipo. Ma quanto sono bello con sto mid. Point. Point, point, point. Forza, qualcuno che mi segue?
Me? Ok, basta saltare, via. Andiamo? Ai, 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 ai. Vabbè, per il momento la resistenza è quella giusta, perché abbiamo la resistenza da colpi. Perfetto, perfetto. Occhio, arrivo. Attenzione, ai 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 ai. Switchiamo alla resistenza da proiettili, perché vedo arrivare proiettili. Ai 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 ai, che dolore, che dolore, che dolore, malissimo, malissimo, dolore. Però ha funzionato. Ho visto qualcuno che ha bisogno di... Ok. Ai 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 ai. Cazzo. Vai, vai, ci sono, ci sono. Vai così, vai così, vai così. Guarda come spuscia il carrello. Vai Dio, vai Dio, vai Dio, vai Dio. Oh, per il momento funziona, incredibile. Mi sento quasi fiero di me stesso. O meglio, di questo team, perché è questo team che sta pushando come un dannato. Guarda questo come pusha. E spuscia lui, guarda come pusha. Non lo so perché, ma credo che presto arriveranno proiettili. Aia, merda! Merda, merda. Altino switch rapidamente. Aia! Spy around, vabbè. Quello. Spy, spy, spy. Spy da qualche parte. Spy, insomma, spy. Congratulations. Con quale voce? Congratulations. Spy! What the... Vai, vai, zio, spy! Aia! I require assistance! Aspetta! Aspetta! Ma porca di quello! Help! Mi serve supporto! No, zio, 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 non ce la possiamo fare! Zio, 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 zio! Ready to chop sentry ahead! Sentry ahead! Ok, abbiamo la resistenza giusta, andiamo. Ok, ah! Thanks. Aio! Vedete? Cioè, ok, io posso switchare la resistenza, ma se vi arrivano contemporaneamente esplosione, fuoco e proiettili, è inutile! Perché comunque troveranno sempre la resistenza a cui tu non hai addosso. E questo è il problema di quest'arma, ok? Ti dà la resistenza, ma la resistenza ti copre da un solo tipologia di danno, ce ne sono di tre tipi. Sì, qualcuno ha tirato un porcone, perfetto, ottimo. Aio! Eh sì, uno di vita. I require assistance! Amen.
Mettiamo i proiettili, va. Ma zio boia, qualcuno deve ammazzarmi. Qualcuno mi deve uccidere quel cazzo di demolitore, però porco Giuda, non è possibile. Eh sì! Ma da dove è arrivata quella spy? Non c'era. Beh. Si sono svegliati e adesso ce la fanno pagare. Giustamente, giustamente. Visto. Merda. Mettiamo il danno d'esplosione, vediamo un pochettino. Lo sapevo, e l'ho pure curato, vaffanculo. Zio, cerco di coprirti, ma... Sì, vabbè, ma questo... I know. Io switcherei a una medical migliore, vi giuro, lo farei, ma sto facendo il video. A parte che per vincere se sono obbligato la tiro fuori, non me ne fosse un cazzo. Perdonatemi, ma io devo aiutare il mio team. A me mi dispiace, veramente, a me mi dispiace perché mi dà fastidio. Non sono d'aiuto, cioè sto utilizzando un'arma che capisco essere inutile e non posso switcharla. Mi dispiace un casino, mi dispiace veramente una botta. Non potete capire quanto mi dia sui nervi. Ah! Io cerco di aiutarti, vai. Ma cosa... Aia! Io cerco di coprirsi come posso. Aia. Ma porco canaglia. Si stanno spammando come la piece of peace. Come il piece of peace. Si stanno spammando 19 punti. Ma porco can... Cioè, per essere utile ufficialmente quest'arma, sapete cosa avrebbe bisogno? Ma no, ma dai, ma... Ah. Che schifo. Che schifo. Questo è schifo. Cioè, arrivo e ovviamente... Per and balance Kritz, giustamente con la Uber... Con la Uber carica di quella lì, la Kritzkrieg, che vi farò vedere un altro video. La Kritzkrieg è utile. La Kritzkrieg è utile con... i soldati, perché fanno un sacco di danni critici. Dai. No, diamogli la carica. No, niente. Dai! Dai, è però la spia che mi sodomizza e mi ha tirato addirittura su da terra. Vaffanculo. Ah, ok. Volevano solamente laureati, ma... adesso sono laureato, quindi... Vediamo di fare qualcosa di utile, ma perché... vedete! Ah, no!
dai! Io provo a soffrirti per come posso. Minchia, sto dominando un tizio, com'è possibile? Come cazzo è possibile che lo sto dominando? Curati, curati, curati. Thank you, zio. Aio! Zio, ti do copertura con la... È Dio, Dio di un Dio, Dio di un Dio. Che disastro. Perché mi hanno offerto un lavoro, porci. Mi hanno offerto un lavoro, meglio, mi hanno offerto la possibilità di andare a fare un colloquio di lavoro e quindi... Mi dovevo informare un po' su questa impresa e il mio amico mi ha detto che a lui non l'hanno accettato semplicemente perché non è laureato, perché lui si è fermato al diploma. Eh sì. Vai, vai, zio, vai! Aio! Vabbè. Non c'è una resistenza al melee. Questo no. Super no. Vlog è buono. Il vlog è buono. È buono perché posso fonderlo. Push! È pish. The cart is not moving. Push il cart, push. Thank you, engineer. Ho qualcuno in mezzo per pushare. Ma zio! Zio, zio! Vedete? Ah. Ovviamente, ma è normale, è normale. Come vuoi che faccio? Dai. Dai ragazzi, pushate, ok tutto, ma pushiamo, porca troia. Ah! Aiuto! Ecco, ecco, vedete? Vedete che non serve? È inutile, è inutile! No, è inutile, è assolutamente inutile. Assolutamente, irremediabilmente inutile. Ma sta zitto, che ti sto pure dominando. Cioè, lo sto dominando, questo e fa Ez. Ma dai, ma ti sto dominando, sono un medico con... Col coso, col pish. Col piss proprio, col piss. Ma guarda che vabbè, schifo. Vabbè, era inevitabile, era assolutissimamente inevitabile. Quindi, signori, porci, voto finale per quest'arma. Udite, udite, rullo i tamburi. Zero. 0 su 10, assolutissimamente no. Utilizzate qualsiasi altra arma, pistola medica, ma non usate il vaccinatore. Non lo usate. Non fate questo errore. Ne avete 3, anzi 4 di pistole mediche possibili. Io questa è una reskin della prima, quindi non vale. 4 pistole mediche, usatele tutte quante fuorché questa. Questa qui è il cancro. Quest'arma qui è inutile. Assolutissimamente inutile, superflua, distrae. Oggettivamente non dà supporto reale al team, non cura più velocemente, non ti permette di rendere immortale, non fa assolutamente niente. La resistenza è assolutissimamente inutile, perché se tu ti proteggi dai proiettili non ti proteggi dalle esplosioni dal fuoco, se ti proteggi dal fuoco non ti proteggi da esplosioni proiettili, se ti proteggi dalle esplosioni non ti proteggi dal fuoco e dai proiettili, quindi è assolutissimamente inutile. Poi se ti arriva una spia sei a posto per la vita, se ti arrivano con il melee sei a posto per la vita. Aleo, in pratica porci, è veramente la definizione di inutilità fatta all'arma. Detto ciò, spero che il video comunque vi sia piaciuto. Like, commenti, ciao, sapete come fare. Link per il video, potete iscrivervi al video. Se non siete iscritti qua su YouTube, iscrivetevi, mi raccomando. Link alla pagina Instagram in descrizione e attivate la campanella di avviso per rimanere sempre aggiornati. Se no, la prossima definizione, il prossimo video, di utile oppure no, lo faremo riguardo al vostro...
tra vostro pene e una vostra figa. A presto. Ciao ciao.